Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del generale Antonio Iannice, comandante della Legione Carabinieri Campania. Buonasera signor generale, come sta? Bene, grazie. Buonasera dottoressa Iodice e buonasera a tutti i telespettatori. Ben arrivato, è per me un onore riceverla. Lei con tutto il da fare è arrivato da poco, ha i saluti istituzionali, ha tante cose da fare e quindi è riuscito ad inserirmi nella sua agenda lavorativa e di ciò le sono particolarmente grato. Dunque c'è stato un cambio al vertice della Legione Carabinieri Campania e in questa occasione io l'ho conosciuto, c'è stato diciamo, il passaggio di testimone tra il generale Stefanizzi e lei. Ecco, il generale Stefanizzi oggi guida, cioè, guida La scuola marescialli la e scuola brigadieri di dei Firenze. marescialli e brigadieri Sì. dei carabinieri di Firenze. Lei non è nuovo al nostro territorio perché conosce benissimo sia Napoli che provincia, già che è stato comandante del gruppo carabinieri di Castello di Cisterna dal 2007, no, 7 al Sì, 2010. esatto. È stato qui, quindi che ricorda di questa pregressa esperienza napoletana? Beh, nel 2007 trovai una situazione alquanto difficile perché tra i vari problemi da affrontare c'era quello della protesta derivante dalla difficoltà nello smaltimento dei rifiuti, c'erano intere sollevazioni di paesi, di comuni della provincia, oltre che i problemi nella città, e affrontammo tra l'altro grosse criticità nel settore dell'ordine pubblico e per quanto riguarda il controllo sull'illecito smaltimento dei rifiuti, con tutta una serie di sequestri, di siti di trasferenza, eccetera, eccetera. Nel frattempo c'era anche la nota faida di Secondigliano tra di laureani e scissionisti, che vide impegnato anche il gruppo di Castello di Cisterna, e tutta una serie di episodi anche efferati legati alla criminalità diffusa. Faccio riferimento a delle rapine che poi sfociarono addirittura in omicidi a danno delle vittime delle rapine stesse. Certo fermento da parte della criminalità comune organizzata nelle zone di Napoli Nord, Casoria e Giuliano e delle due torri, Torri del Greco e Torre Annunziata. Peraltro in quel periodo si verificò a Pagani l'omicidio del tenente Pittoni, gli autori venivano da Torre Annunziata, e altri eventi particolarmente tristi Un che mi auguro non periodo ripetano. turbolento, Sì. particolarmente difficile. Signor generale, lei voglio diciamo, riassumere un po' il suo curriculum vitae, si diceva curriculum vitae et studiorum anticamente. Allora, è giovanissimo eppure ha un curriculum già prestigioso, questa è la verità. Adesso, se salto qualcosa, lei me lo dice, mi redarguisce. Allora, nato a Messina. L'anno non lo diciamo perché tanto si vede che gli uomini anche oggi vogliono mantenere uno stretto riserbo sulla. 1965. Quindi è giovanissimo. Roma, dunque, è nato a Messina, però si è insomma, passato subito a Roma e quindi è sposato, laureato in giurisprudenza all'Università di Parma. Gli incarichi ha seguito l'iter militare di un giovane che vuole fare militare, l'Accademia della Nunziatella, poi l'Accademia di Modena e poi la Scuola Ufficiali Carabinieri. Allora, incominciamo con gli incarichi. Se salto qualcosa me lo dice. Comandante di plotone del primo battaglione paracadutisti Tuscania, comandante sezione operativa del gruppo intervento speciale, comandante della compagnia Carabinieri di Monreale Palermo, comandante della compagnia Carabinieri di Firenze, frequentatore dell'Istituto Superiore Stati Maggiori Interforze presso il Centro Alti Studi della Difesa, capo sezione all'Ufficio Ordinamento del Comando Generale, il comandante gruppo Carabinieri di Castello di Cisterna, con giurisdizione sulla provincia di Napoli, l'abbiamo appena detto, comandante gruppo intervento speciale, comandante provinciale di Bologna, capo ufficio addestramenti e regolamenti al Comando Generale, comandante seconda brigata mobile, capo del quarto reparto, ispettore logistico del comando generale. Ecco, quindi siamo ai nostri giorni. Ma ha dormito in questo periodo, cioè in questi anni, è riuscito a dormire perché insomma ha avuto un sacco di incarichi.
avanti, e quindi è un curriculum insomma corposo. Signor Generale, argomento Green Pass. Il Green Pass è l'argomento del momento, è quel certificato che attesta le nostre vaccinazioni, per cui si può lavorare sia nel pubblico che nel privato. Ci sono stati molti disordini in tutte le piazze, anche a Roma, a Napoli, la sua città, insomma c'è stato un po' di trambusto, perché i cittadini, molti cittadini non ne vogliono sapere di questo Green Pass. Certamente ci sono stati dei malcontenti, soprattutto nelle caserme. Il Comando Generale dei Carabinieri, il più forte, il più rigido, ha detto che il carabiniere, almeno questo all'inizio, il carabiniere non poteva accedere alla, diciamo, alla caserma, soprattutto non poteva stare in camerata. Io ho spiegato ai nostri telespettatori, la camerata, quella stanza grande grande con i letti, quindi le brande, chi ha fatto il servizio militare lo sa, e poteva essere lì in branda solo se in licenza o a riposo. Quindi c'era il fattore notte, il povero carabiniere doveva trovarsi da dormire fuori. Adesso però mi pare che ci siano delle novità. Allora, chiaramente, come tutti gli impiegati, come tutti gli appartenenti alle pubbliche amministrazioni, anche per i carabinieri l'accesso al luogo di lavoro è legato al possesso del Green Pass e quindi al certificato che attesta l'avvenuta vaccinazione o l'effettuazione di un tampone entro 48 ore. Questo è assolutamente necessario non tanto per accedere all'alloggio di servizio, alla cameretta dove il militare dorme, quanto per accedere al luogo di lavoro. Quindi i controlli sono stati fatti, al momento tutti si sono messi, almeno per la mia regione, in condizioni di essere in possesso del Green Pass. Ovviamente, qualora il militare presentatosi in caserma per iniziare il turno di lavoro non avesse avuto la disponibilità del Green Pass, avrebbe perso titolo a permanere anche nella sua cameretta. Noi gli avremmo garantito ovviamente la possibilità di lasciare tutte le sue suppellettili e tutti i suoi oggetti, e quindi gli avremmo lasciato la cameretta, però un requisito per rientrare in caserma era ovviamente quello di avere la certificazione, quindi quantomeno l'effettuazione, certo, di un tampone. Perché chi non questo ha... in linea con i provvedimenti adottati nei confronti di tutti gli appartenenti. E quindi chi non ha il Green Pass è assente ingiustificato. Esatto, è assente ingiustificato, la misura è molto forte e chiaramente questo comporta la sospensione dell'attribuzione degli emolumenti di base ed accessori, cioè, ed altre misure. E certo, quindi è stato insomma un provvedimento all'inizio abbastanza rigido, il povero carabiniere che doveva dormire fuori, insomma è stata una cosa diciamo un po'... Beh, ovviamente c'è stato il tempo per predisporci e soprattutto per fare in modo che tutti fossero informati relativamente a questa necessità. Perché diciamo la verità, questo Green Pass ha colto di sorpresa tutti gli enti pubblici. Magari se si fossero fatti dei protocolli d'intesa preventivi con i sindacati, può darsi che le cose sarebbero andate un poco meglio. Insomma, è una cosa d'improvviso. Allora, il procuratore generale Luigi Riello, lei l'ha conosciuto? Sì, certo. E certo, il procuratore generale Luigi Riello poco tempo fa aveva detto che a Napoli c'era una criminalità che faceva paura, aggressiva, lui dice sì, proprio aggressiva, sfacciata, che usa le stese. Le stese sono incuranti di chi ci passa, noi abbiamo il triste primato delle vittime innocenti, e due o tre anni fa ci fu il caso di una bimba di soli 4 anni, si chiamava, io me lo ricordo, i telespettatori lo ricorderanno, si chiamava Noemi, è una bimba che camminava con la nonna e si trovò nel bel mezzo della stesa. È stata tra la vita e la morte tantissimi mesi, ricoverata al Santo Bono, che è il presidio ospedaliero, diciamo l'ospedale più importante pediatrico di Napoli, e ha subito tantissime operazioni. Però la Procura di Napoli con le forze dell'ordine riuscì nel giro di una settimana a trovare gli autori, due delinquenti, e mi ricordo che a quell'epoca c'era una persona, un procuratore aggiunto bravissimo, era Giuseppe Borrelli, che oggi è procuratore capo di Salerno, che io stimo tantissimo, è venuto ospite qui 2 settimane fa, e riuscì a trovare questi due balordi che avevano diciamo seminato il terrore. Le stese ancora ci sono?
Le stese, come dice lei, non sono terminate. Io ho assistito per la prima volta al fenomeno negli anni in cui ero a Castello di Cisterna, perché in particolare nel territorio delle Torri ce ne furono alcuni, ce ne fu uno a Napoli con la perdita della vita da parte di uno straniero, se non ricordo male, alla firmata della metropolitana di Montesanto, quindi non molto distante da Piazza Carità. Diciamo che caratteristica di Napoli in particolare, perché ormai questo riguarda tutti i grossi centri urbani nazionali ed europei, è il coinvolgimento, il possibile coinvolgimento di cittadini assolutamente ignari e trovatisi per caso nelle adiacenze in questi fenomeni che possono essere le rapine e questi molto peculiari della città partenopea, appunto delle stese. Che sono delle manifestazioni terribile, ovviamente tese a evidenziare il pieno controllo del territorio da parte di chi le fa, oppure la volontà di manifestare il proprio potere nell'ambito del quartiere. E certo, il dominio del territorio. Signor Generale, mafia e corruzione sono punite allo stesso modo. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, che ho avuto il piacere di intervistare, Cafiero De Rao, dice zavorra che va eliminata. Di sicuro sono due forme criminali identitori, cioè hanno lo stesso potere di penetrazione del tessuto politico, sociale ed economico. La Campania ha il triste primato per la corruzione, ma non solo Napoli, non solo la Campania, ormai la corruzione è dilagante da nord a sud, da sud a nord, nonostante i tanti codici anticorruzione. Ecco, lei che ne pensa? Quale potrebbe essere il metodo per mettere un freno? Lo so, la domanda è difficile, però insomma, se non la rivolgo a lei, le pare? Non credo che sia facile da risolvere con quattro parole, poi non sono un tecnico, è un problema grave. Sono appartenente alle forze di polizia, però c'è da dire che intanto corruzione e criminalità organizzata non sono dei fenomeni che viaggiano in parallelo, ma molto sono uniti. Il più delle volte coincidono pienamente, lo dimostra il fatto che il fenomeno della corruzione è largamente diffuso soprattutto nei territori dove la criminalità organizzata è più presente e non è soltanto ovviamente il meridione d'Italia. Una parte della strategia, immagino, per cercare di limitare il fenomeno è tra l'altro anche l'intervento sull'opinione pubblica e le forze sane della società, perché devo dire, sin da quando ero ragazzo, quando ero capitano in Sicilia, notavo da parte della gente, in gran parte per bene, delle zone di cui noi con la Polizia di Stato avevamo la responsabilità, una sorta di diffusa rassegnazione, sì, a determinati stilemi nell'approccio all'amministrazione, ai vari attori sociali. Dobbiamo essere tutti consapevoli, soprattutto in queste zone, che i nostri diritti devono essere esercitati in maniera netta e decisa, senza necessità di adire a strade alternative che apparentemente ci possono garantire in maniera più efficace il risultato. Ovviamente mi rendo anche conto, le forze di polizia hanno un ruolo assolutamente significativo e determinante nel rassicurare le persone che si rivolgono a noi per denunciare i fenomeni e per far sì, con un'azione di contrasto realmente efficace e pubblicizzata, dimostrare appunto di ottenere dei risultati significativi che possono così spingere sempre più persone a ricorrere all'autorità giudiziaria, alle forze di polizia per condannare e per denunciare questo tipo di fenomeni. Secondo me anche l'evoluzione dal punto di vista sociale, l'evoluzione culturale della coscienza sociale non può che dare un contributo significativo
a limitare il danno che deriva da questa sì. piaga, che apparentemente può sembrare uno dei problemi forse non più rilevanti, soprattutto in queste zone dove il crimine si manifesta anche attraverso delitti efferati, ma che è forse una delle piaghe più significative e condizionanti delle attività di ogni cittadino. Sicuramente quelli che si dedicano a attività commerciali, imprenditoriali, ma anche del cittadino che ricorre alla pubblica amministrazione soltanto per la richiesta di autorizzazioni, permessi o cose simili. Questo fare continuo di usare la cosa pubblica come se fosse cosa privata è una cosa che non si riesce a mettere a freno. Il mese prossimo ricorre l'anniversario di Leonardo Sciascia, non so se lei ricorda questa frase: la mafia muove gli interessi economici di potere della borghesia, che è parassitaria, non imprende ma sfrutta. È giusta questa, secondo lei, questa? A me pare proprio di sì. Non imprende ma sfrutta. Beh, conosco Leonardo Sciascia perché forse una delle ispirazioni a fare questo mestiere derivò dalla lettura della storia del capitano Bellodi da Parma, che era il personaggio principale del Giorno della Civetta. Omnichi e qua, e ce ne sono proprio. Sicuramente è così, perché ovviamente la corruzione e la connivenza non fa nulla per garantire un minimo di crescita al territorio, ma è fortemente condizionante della vita anche di quei cittadini che avrebbero possibilità, avviando delle attività proprie, realizzando delle iniziative, dei certo. sogni, di migliorare la qualità della vita del contesto in cui agiscono. Certamente. Vidi per la prima volta da capitano appunto in Sicilia, per rifarmi all'osservatorio di Leonardo Sciascia, delle persone che a prezzo di sacrificio e soprattutto con grande ispirazione e capacità, almeno in nuce, assolutamente evidenti, avevano iniziato delle attività che avrebbero sicuramente portato del bene alla realtà in cui si collocavano, stroncati sul nascere dalla necessità di sottostare al taglieggiamento delle organizzazioni locali e a volte anche di amministrazioni che per favorire, fare il minimo che avrebbero dovuto garantire, quindi favorire una crescita sana e equilibrata del territorio, chiedevano appunto attraverso atti corruttivi, così chiedevano, avanzavano delle richieste che sostanzialmente limitavano e stroncavano sul nascere queste iniziative. Ricordiamo che Sciascia fu il primo a parlare di mafia, ha avuto il coraggio di parlare per primo come scrittore, è stato il primo. Sicuramente uno dei primi tra quelli che, ha avuto che il avevano coraggio. Una certa notorietà e che riuscivano a coinvolgere un pubblico così vasto, ovviamente. Nato a Racalmuto, se ricordo questo termine, un termine sembra una località particolare, sorprende, cioè un nome un po' singolare. Dunque, parliamo di estorsioni. Dunque, secondo un'inchiesta della Procura di Napoli, l'alleanza di Secondigliano, che è un clan conosciutissimo, insieme ad altri clan satelliti come per esempio i Licciardi, avevano trovato il sistema per controllare gli ospedali di Napoli. Ecco, risultato: 48 indagati, di cui 36 in carcere, 10 ai domiciliari, 2 il divieto di dimora in Campania. Il mezzo erano le estorsioni, naturalmente. Nell'Italia, nell'inchiesta, utili le testimonianze dei collaboratori di giustizia e anche le intercettazioni ambientali, quindi gli inquirenti hanno fatto subito diciamo, fare i conti, perché hanno sentito con le proprie orecchie le conversazioni. Insomma, un sistema, anche qui, estorsioni, corruzione tra colletti bianchi, criminalità, imprenditori, corruzione, insomma, è sempre la solita storia, per cui io molto spesso chiedo e le chiedo: ci sono più imprenditori camorristi o camorristi imprenditori? Sembra una domanda, come la giudica? Una domanda alla Marzullo. Una domanda? Alla Marzullo. Alla Marzullo, bravo.
Sicuramente la criminalità organizzata, avendo necessità di investire numerosi capitali, ha al proprio interno delle persone che svolgono attività imprenditoriali in maniera diretta per mettere a frutto i proventi delle attività illecite, realizzarli, e sicuramente poi infiltra, costringendo anche a, diciamo così, a supportare le proprie utilitarie dal punto di vista economico, utilizza anche imprenditori che si trovano costretti a volte per la loro collocazione geografica e per tutta una serie di vicissitudini a sottostare a determinate richieste. Ora, sembra banale, però quello che avevo detto prima lo volevo ribadire. Noi abbiamo numerosi esempi di persone che poi alla fine si sono rivolti all'autorità giudiziaria, in primis alle forze di polizia, per denunciare il fenomeno, e questo ci ha consentito di arrivare a determinati risultati. Uno dei principi che devono valere, secondo me, per tutte le attività criminali, e quindi per sostenere le attività di contrasto e per far sì che la situazione abbia un minimo di miglioramento, è la piena consapevolezza del fatto che l'attività di contrasto non può essere dedicata, devoluta esclusivamente alle forze di polizia. Certo. Mi rendo conto che in frangenti come quelli che vedono soprattutto le aree centrali della Campania e quelle di altre aree geografiche meno fortunate del paese, la denuncia è vista come un atto estremo che può creare grosso disagio, paura da parte di chi la dovrebbe fare. Però è inevitabile che un risultato si possa ottenere esclusivamente con uno sforzo corale in cui le forze di polizia e la magistratura devono svolgere il loro ruolo, ma un ruolo fondamentale è svolto anche dal semplice cittadino, in questo caso con riferimento al fenomeno di cui parlavamo prima, all'imprenditore che è almeno inizialmente l'unico in condizione di dare il là e di darci un indirizzo, uno spunto per avviare attività investigative, attività tecniche sotto la direzione della procura per ottenere un qualche risultato. Non vedo, oltre alla maturazione di una coscienza collettiva, di una cultura della legalità progressivamente superiore rispetto agli standard attuali, un'alternativa, per cui credo che, per quanto banale possa essere e per quanto più volte ripetuto da colleghi appartenenti a questo settore, in ogni circostanza non vedo alternative a grandi linee. Certo, è certo. Signor Generale, i carabinieri, parliamo un po' di giovani, e voi fate tanto per i giovani, per le loro dipendenze, insomma seguite molto i giovani. I carabinieri seguono l'UNICEF da tanti anni, i carabinieri spesso sono al fianco dell'UNICEF per proteggere i bambini, promuovere l'apprendimento, accesso ai servizi sanitari. I carabinieri vanno spesso nelle scuole per quella cultura della divulgare la cultura della legalità. Ecco, i carabinieri da sempre seguono gli abusi che si svolgono sui bimbi, e quindi bisogna stare attenti. C'è un allarme per i giovani, diciamo, in questi periodi ci sono parecchi suicidi di giovani, e quindi bisogna anche dire che i giovani sono stati quelli che in pandemia, nel periodo di lockdown, sono stati quelli più trasassati, sono stati chiusi in casa senza fraternità, quella, come si dice, fraternità sociale. Lei vede i giovani, la prima cosa, non si salutano neanche, si abbracciano. È mancato loro questo abbraccio, è mancato l'uscita di sera con gli amici, sono stati più tartassati. L'altro giorno, insomma, le teste, insomma, sono da seguire per bene. L'altro giorno un padre si ha redarguito il figlio perché era ritornato alle 4:30 di mattina e del giorno dopo, e il ragazzo è salito su
e si è sparato con la pistola che il Papa aveva regolarmente denunciato. E adesso non so se è stata la vita o la morte, insomma sta male, bisogna seguire. I carabinieri, le forze dell'ordine fanno il loro compito, seguono queste dipendenze, ma lo devono fare anche le famiglie, la prima cellula importantissima, quello che anticamente si diceva seminarium republice, la scuola lo stesso, deve insegnare soprattutto il rispetto per se stesso, cosa che i militari insegnano, è la prima cosa che insegnano nelle scuole agli allievi militari, agli allievi carabinieri e quant'altro, il rispetto per se stesso, il rispetto per gli altri, per la donna, è giusto così? Ho finito. L'argomento è veramente ampio. Sicuramente nell'educazione dei giovani la scuola e la famiglia svolgono dei compiti assolutamente primari non si può e non surrogabili, per cui in questo l'arma dei carabinieri ha un ruolo assolutamente minore. Però per quanto nella nostra possibilità, noi ai fini ovviamente di un rapporto che noi ricerchiamo attraverso la prossimità, il ruolo svolto dalle nostre stazioni fino ai minimi presidi, noi cerchiamo anche un rapporto con i giovani per intanto recepirne le istanze, i bisogni e le necessità, poi per far sì che l'arma, che i carabinieri siano conosciuti in tutte le possibilità che possono offrire sino alla, ai più piccoli tra i nostri tra gli appartenenti alla nostra platea. Questo viene fatto attraverso le stazioni, le compagnie presso le scuole che vanno e realizzano delle giornate legalità affrontando dei concetti come quello della qualità della vita a livello locale attraverso un miglioramento nel rapporto con le forze di polizia, la necessità di denunciare alcune situazioni di cui noi dobbiamo avere assoluta contezza attraverso la necessità di condurre dei comportamenti che consentano una vita collettiva di una certa qualità e quindi il superamento di alcuni comportamenti illegittimi che sono fortemente condizionanti poi della qualità della vita delle piccole comunità. Diciamo che quello che è avvertito dall'arma dei carabinieri è ricercare una profonda vicinanza con la popolazione. I giovani è opportuno che vengano coltivati sin dalla più tenera età, ci auguriamo che cercando di essere il più aderenti possibile alle loro aspettative, cercando di essere all'altezza del pubblico rappresentato dagli studenti delle scuole assieme ai loro insegnanti, di poter fungere da esempio per i più giovani e riuscire a instaurare un rapporto, una sinapsi che poi possa consentire a una buona parte di loro di rivolgersi a noi qualora abbiano dei bisogni. E ovviamente in quei contesti possiamo anche dare dei consigli, un aiuto che poi può essere condiviso con le famiglie e con la scuola, questo è il discorso degli incontri. Mi rendo conto quanto il periodo derivante dal lockdown sia stato mortificante per quanto riguarda i ragazzi, perché al di là dell'aspetto dell'assenza della scuola, delle interrogazioni, eccetera, eccetera, l'aspetto della socialità, il rapporto con i coetanei, credo, e lo dico da padre, avendo sentito molti colleghi che hanno anche figli più piccoli del mio, che questo sia stato un aspetto assolutamente rilevante che ha portato anche e soprattutto nei più piccoli una modifica nel comportamento, cosa che adesso dovrebbe essere superata con la progressiva riapertura di tutte le attività e con l'avvio di attività che consentono la socializzazione maggiore, che è fondamentale negli adulti, ma figuriamoci nei più giovani, nei ragazzi e nei bambini. Generale, parliamo un attimino della movida. La movida a Napoli è abbastanza turbolenta. Noi dalle parti nostre a Caserta l'abbiamo
turbolenta ad Aversa. Ecco, i ragazzi al fine settimana sembra che abbiano proprio loro stessi l'obbligo di sballare, dover sballare o con l'alcol o con la droga, insomma, si hanno, diciamo, tafferugli, perché certo sotto l'effetto dell'alcol o droga le cose si vedono diversamente. L'altra sera, sabato scorso mi pare a Napoli, la zona è sempre il centro storico, due ragazzi sono stati refertati ai pellegrini e perché uno aveva delle ferite d'arma da taglio, mi pare, alla gamba, un altro gli avevano dato una botta in testa. Certamente però nel parlare con i carabinieri hanno detto una cosa, tutte e due hanno detto la stessa cosa: siamo stati aggrediti da ragazzi che non conoscevamo, non avevamo mai visto. Allora mi sorge il dubbio, sono ritornata di moda un'altra volta le baby gang. Beh, un fenomeno che è sempre esistito in Napoli e provincia è quello della, soprattutto nel fine settimana, di aggressione, risse e ferimenti derivanti anche da situazioni abbastanza banali, lo sguardo, l'avanza alla ragazza di un'altra persona. Siamo ovviamente tutti consapevoli di questo problema. Compito delle forze di polizia primario è quello ovviamente di garantire una cornice di sicurezza e vivibilità a chi ha il sacrosanto diritto di passare una serata di svago così. Il consiglio che mi sento di dare è quello di valutare attentamente le situazioni e mantenersi sempre in condizioni di poter essere pienamente consapevoli della situazione in cui ci si trova. Quindi cercare di essere sempre presenti a se stessi, non esagerare con alcol e droghe a propria autotutela, e una grande attenzione alle persone con cui si viene a contatto, perché a volte anche soltanto l'intemperanza di un momento, a volte determinata dalla non piena condizione fisica, può determinare qualche danno grave, perché ovviamente all'interno di tutte le persone che frequentano i centri storici, i centri urbani, ve ne sono alcune provenienti da realtà o aventi comunque delle storie alle spalle piuttosto travagliate, che rappresentano un potenziale pericolo. Quindi, per gli interlocutori e per le persone con cui si possono venire a confrontare. Ecco, quindi questo è un invito alle famiglie a sorvegliare le amicizie, perché poi i carabinieri intervengono con gentilezza e tutto, però poi dopo, quando intervengono i carabinieri, la frittata è fatta. Ormai sì. C'è la droga, anche la nuova droga che è G, la droga dello sballo, la droga che disinibisce, ma disinibisce pure troppo, e a pagarne le conseguenze sono sempre le donne. In alcuni casi sappiamo pure gli uomini, ma in genere le donne si trovano con ferite perché sono soggette a questa droga che disinibisce, sarebbe ecstasy, mi pare, liquido. Anticamente era un anestetico, e quindi le donne si trovano con ferite, stuprate, e non si accorgono di nulla. È stato arrestato questo colombiano, questo narcotrafficante l'altro giorno, e quindi già stiamo un po' meglio, un po' più sicuri. Si chiamava Dario Antonio Usuga, noto come Otniel. Giusto? È giusto così? Sì. È giusto, è giusto. Dunque, i carabinieri di Caserta, io sono di parte, non sono casertana, però sono di parte, vivo qui, e quindi posso testimoniare: i carabinieri di Caserta fanno tantissimo sullo spaccio della droga, fanno, in generale lei tanto controlla proprio tutti i comandi provinciali, quindi anche il nostro saprà benissimo che sono, oltre impegnati al controllo del territorio, reati predatori e quant'altro, raccolte illecite di rifiuti. L'altro giorno hanno trovato dei camion che trasportavano materiale ferroso, che poi dopo voglio sapere dove vanno a smaltirlo, e questo poi è un altro capitolo. Comunque sono bravissimi nel perseguire i reati di spaccio, ma proprio 3-4 sono bravissime, veramente sono, io amo i cani, e quindi i cani da tartufo, non ne vuole essere un demerito, ma un merito, sono guidati dal colonnello La Spada, che è bravissimo, e quindi insomma li tiene sotto la sua egida. Ecco, lei condivide questo fatto delle droghe leggere ammesse, permesse, perché dice che si possono usare le droghe leggere, 4
quattro piantine fuori al proprio balcone, e quindi invece i carabinieri, quando vanno in casa anche per altri reati, trovano piante fioritissime, 2-3 metri di altezza, cioè... Guardi, se ho capito bene lo spirito della domanda, non si tratta di condividere a meno. Io sono qui in veste di ufficiale dei carabinieri e non di privato cittadino, certo, quindi non mi esprimo in termini di condivisione o meno. Le norme, noi siamo coloro i quali sono deputati a garantirne la piena esecutività, e quindi le applichiamo e non le commentiamo. Riallacciandomi al discorso di prima, perché le sue domande sono piuttosto ampie e quindi ne analizzo soltanto alcuni aspetti, bisogna essere pienamente consapevoli che l'utilizzo di queste sostanze, le droghe ma anche l'alcol, oltre nell'immediatezza e nel breve termine a non consentirci di avere il pieno controllo di noi stessi, con conseguenze che a volte sono piuttosto estreme, mi riferisco dagli incidenti stradali all'omicidio stradale da parte di chi guida sotto effetto di stupefacenti, alla assoluta assenza di consapevolezza di quello che è accaduto e si è fatto nei periodi in cui non si aveva il pieno controllo o l'assoluto controllo di se stessi, al danno a lungo termine che è difficile che venga percepito dal ragazzo di 14, di 16 anni che in quel momento avverte questo irrefrenabile e a volte anche comprensibile bisogno di fare la cosa un po' al di fuori alle righe. Visto da noi appartenenti alle forze di polizia, che abbiamo purtroppo visione degli esiti nefasti, delle conseguenze nefaste di queste attività, mi sento di consigliare di far sì che le famiglie facciano altrettanto, prendendone assoluta contezza, di informare i ragazzi in maniera efficace, magari facendo riferimento anche a siti di associazioni che hanno come proprio scopo quello di limitare i danni dall'abuso di stupefacenti e alcol. Noi abbiamo la consapevolezza di famiglie e di persone che sono state segnate per tutta la vita o che l'hanno addirittura persa la vita per abusi di un momento apparentemente legati ad attività ludiche, a momenti di spensieratezza, che però poi hanno presentato un conto assai salato da pagare che è durato tutta la vita. L'incidente stradale con conseguenze estreme, la violenza subita, l'essere coinvolti in qualcosa in cui non ci sarebbe assolutamente mischiati, ficcati, se si fosse stati pienamente padroni delle proprie facoltà, è una cosa che può lasciare un segno in una persona e può durare tutta la vita. Quindi bisognerebbe cercare anche da parte dei ragazzi, e mi rendo conto non è la cosa forse più immediata e istintiva da fare quando si è in comitiva e si ha voglia di esagerare, bisogna pensare a quello che potrebbe succedere e quanto ci potrebbe condizionare e segnare in futuro. Questo è assolutamente importante. Noi lo abbiamo ben presente perché purtroppo facendo questo lavoro vediamo la parte brutta delle conseguenze di queste attività. Se avessimo la possibilità di condividerlo in maniera ancora più efficace, in maniera ancora più viva, soprattutto con i giovani, credo che riusciremo a convincerne una percentuale ben più alta di quella che riusciamo invece a convincere esclusivamente parlando in questa maniera. Ma voi potete fare tanto, perché siete stati sempre da secoli, come si dice, vicino al cittadino. Queste sono le esigenze dei giovani, sono il nostro domani. Io lo dico sempre, di non inserirsi in questo tunnel dal quale è difficilissimo uscire, e poi capire che dalle droghe leggere con piccoli accorgimenti si passa alle droghe pesanti. Allora siamo alla conclusione, volevo parlare anche del gambling.
figlio, ma lei mi guarda male perché ha da fare, e mi ha fatto cenno con l'orologio, più di questo non può fare in generale. Allora io la ringrazio per avermi concesso l'intervista. Volevo solo ricordare una cosa, che lei mi concederà il grande grazie che vi dobbiamo per il contributo che avete dato in pandemia, e quindi avete trasformato caserme diciamo come strumento diciamo di prevenzione, e quindi mettendo a disposizione uomini, mezzi, oltre al vostro lavoro. Questo solo ringraziamento per la pandemia, e ricordare altresì che il 12 novembre 2003 ricorre la strage di Nassiriya, quindi siamo in Iraq, antica Babilonia era l'operazione, e morirono 12 carabinieri, quindi da ricordare il sacrificio dei carabinieri, che è una cosa insomma particolare. Dal dopoguerra ad oggi sono 1300 gli uomini che l'arma dei carabinieri ha donato diciamo, sono carabinieri che hanno perso la vita. L'ultimo, mi ricordo, in ordine di tempo, è Iacovacci, quel carabiniere, se lo ricorda, quello nel Congo, che era di servizio, insomma, aiutava. Era un carabiniere del 13° reggimento, che era nella brigata che io comandavo, che aveva la responsabilità della scorta e della tutela dell'ambasciatore. Dell'ambasciatore, un ambasciatore che faceva del bene, lui, la moglie, per le famiglie. Pensate, questo carabiniere giovanissimo, il mese dopo aveva già avuto firmata la licenza, doveva sposarsi. E insomma, quindi quando pensiamo ai carabinieri pensiamo con grande riconoscenza. Allora io approfitto per mandare un saluto, se lei me lo permette, al generale Stefanizzi, e dirgli che lo abbiamo tutti nel cuore, che ha lasciato un segno, e tutti quanti lo ricordano per la socievolezza, per il cuore, per la professionalità. Ha avuto un degno sostituto che abbiamo conosciuto questa sera. Io la ringrazio. Se non è stata un'intervista di scaro, come si suol dire, di documento, io l'aspetto qua, non subitissimo, perché sennò lei dice no, basta, però con calma io l'aspetto. Se si è trovato bene, io fin da ora l'attendo qua. La ringrazio. Buonasera a tutti. Buona serata. E grazie a lei.